Possiamo andare, Filò? Allora, il Consiglio dei Ministri di stasera è stato un Consiglio dei Ministri su cui lascerei rapidissimamente la parola al Ministro Orlando, perché abbiamo mantenuto l'impegno che avevamo preso con tutti voi, con dichiarazioni fatte dal Ministro, con un video che avevo lasciato io nei giorni scorsi sul tema delle norme più severe sulla corruzione. Noi pensiamo che la corruzione non si combatta semplicemente con le norme, noi pensiamo che sia una grande questione educativa, culturale, noi pensiamo che sia una grande, grande, grande sfida per il nostro Paese, e noi siamo il governo che ha fatto partire l'ANAC, siamo il governo dell'auto, che ha istituito il reato di autoriciclaggio, che ha portato in discussione in Parlamento il falso in bilancio, che ha cambiato molti vertici di aziende che in questo momento sono oggetto di attenzioni di vario genere o comunque di polemiche rispetto al passato. Quindi noi siamo persone che vanno a testa più che alta su questi temi. Però pensiamo anche che si debba fare un po' di più sulle norme, perché se ci sono, come ci sono, occasioni di patteggiamento che consentono di non andare in carcere e di non pagare quindi quello che sarebbe giusto pagare, beh, è nostro dovere provare a modificare le regole del gioco. E allora, in sintesi estrema, i quattro punti di cui abbiamo discusso sono i punti che ricordate, che confermiamo, vanno a integrare il disegno di legge sulla riforma del penale che faceva parte del pacchetto di norme già presentato dal Ministro Orlando, quindi non si tratta di un nuovo disegno di legge, ma il disegno di legge di Orlando di settembre è irrobustito da queste norme e riguardano essenzialmente il fatto della pena minima della corruzione passa da 4 a 6 anni, corruzione propria? Propria. Corruzione propria da 4 a 6 anni, la pena massima da 8 a 10, questo significa che se tu patteggi comunque non puoi evitare la pena detentiva. 2, la restituzione del maltolto, questo è il punto centrale. Accadono fatti con patteggiamenti che poi portano a restituire soltanto una parte dei denari. Per cui magari tu hai rubato e per effetto delle norme attualmente in vigore che succede? Succede che la persona che il reo, diciamo così, patteggia, non va in carcere, non restituisce tutto il maltolto. Per darvi un quadro, ci sono circa 50.000 carcerati oggi in Italia, più o meno, un po' meno forse adesso, 54.000, quindi un po' di più. Di questi 54.000, 257 sono per corruzione passata in giudicato. Poi ci sono un altro centinaio in attesa di giudizio, e questo è un grande tema di come riuscire a ridurre il più possibile la detenzione in attesa di giustizia, in attesa di giudizio, la custodia cautelare, ma questa è un'altra storia. Il punto centrale è che chi viene condannato deve essere messo poi in condizioni di pagare tutto, pagare fino all'ultimo centesimo, pagare fino all'ultimo giorno. 3, viene reso più semplice la confisca, e questo riguarda anche gli eredi. Quindi io faccio qualcosa di male, poi sfortunatamente mi accade qualcosa, perdo, ora non è elegantissimo, siccome l'altra volta l'ho fatto su di te, hanno fatto battute, lo faccio su di me, se ho rubato ed è confermato che ho rubato, i miei eredi sono corresponsabili nel senso patrimoniale del termine, cioè la confisca può andare anche sugli eredi. 4 e ultimo punto, si allunga la prescrizione di media... Si sospende con la, secondo la formulazione che avevamo fatto, si sospende con la condanna di primo grado di 2 anni e 1 anno ulteriore dopo l'appello. Il punto centrale è che questo riguarda, come ci siamo detti, come ovvio che sia, naturalmente riguarda questo tema della prescrizione, ma come riguarda le vicende del passato? No, riguarda le vicende, è evidente che per chi ha commesso reati in passato vige il principio giuridico del favor rei, come è statuito e sanzionato dalla nostra
Carta Costituzionale, nonché dai principi dell'ordinamento, nel momento in cui questo testo diventerà legge, noi ci auguriamo il prima possibile, ci sarà anche questo elemento in più. Gli elementi chiave però mi sembrano che pagare tutto, pagare fino all'ultimo giorno, pagare fino all'ultimo centesimo, questa è la sintesi. Credo che sia una risposta seria da parte del Governo, auspichiamo che il Parlamento faccia il più veloce possibile e ci impegniamo anche per la nostra quarta parte di responsabilità all'interno del dibattito parlamentare a accelerare il più possibile questa discussione. Il Presidente del Consiglio ha già detto la sostanza delle modifiche che abbiamo fatto al disegno di legge che era uscito dal Consiglio dei Ministri il 29 di agosto e con queste integrazioni che ha illustrato. Vorrei solo richiamare due implicazioni. Una la diceva, cioè il fatto che il patteggiamento, che rimane comunque una via possibile, però non può escludere, dato il riconteggio della pena minima per la corruzione, la possibilità della pena detentiva, come invece statisticamente ora è molto probabile. L'altro aspetto è che aumentando anche la pena massima, oltre all'intervento generale sulla prescrizione, aumenta anche la prescrizione per questo tipo di reato specifico che è la corruzione, perché aumentando di 2 anni la pena massima aumenta anche di 2 anni il termine di prescrizione per la corruzione. Io credo che dobbiamo segnalare come accanto all'inasprimento legato diciamo alle pene detentive, che comunque è mirato, finalizzato, giustificato, c'è una volontà di articolare le forme sanzionatorie. Cioè l'aggressione del denaro è la cosa che fa più paura ai corrotti e ai corruttori. Così come ha avuto successo nel contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, noi crediamo che anche nella lotta alla corruzione questa sia la vera chiave di volta, la possibilità di sottrarre il malloppo, perché questa è la cosa che ha più forza deterrente. E poi se ci pensiamo è il vero modo in cui si restituisce alla collettività ciò che è stato tolto, ancora di più diciamo che la pena detentiva che ha altre finalità. Quindi io credo che in questo senso noi dobbiamo dire che stiamo costruendo un sistema con la prevenzione dell'ANAC, con gli interventi che sono stati fatti, con la trasparenza della pubblica amministrazione, stiamo creando progressivamente un sistema di contrasto che ha una sistematicità. Questo penso che sia il succo degli interventi che questa sera sono contenuti nel disegno di legge. Bene, abbiamo fatto anche altre cose, sì, arrivo subito, ve le passerà l'ufficio stampa nelle prossime ore, forse domani, un importante giro di prefetti, una quarantina direi, un po' meno forse, una trentina di prefetti e poi una serie di misure che vedrete nelle prossime ore. Al volo, prego. Sì. Rapidissimi, ragazzi. Tabaglione di Sky TG24, buonasera Presidente Ministro. Volevo chiedere, rispetto all'ipotesi di un decreto, perché si è scelto il disegno di legge e non il decreto, e se all'interno del Consiglio dei Ministri il nuovo centrodestra, o quantomeno i ministri del nuovo centrodestra, hanno sollevato perplessità per l'allungamento dei tempi sulla prescrizione. Grazie. Piena condivisione da parte di tutti, anche in considerazione del fatto che era una discussione che avevamo già fatto ad agosto, non si fa il decreto su materia penale. Su materia penale non si fa decreti legge come principio, però si può chiedere al Parlamento di correre e noi lo facciamo. Piazza Pulita la 7, intanto se sareste disposti a mettere la fiducia e quindi rischiare di far cadere il governo per le misure contro la corruzione, e seconda domanda, il New York Times ha parlato dice che non c'è angolo dell'Italia che sia immune dall'infiltrazione criminale, quindi che cosa risponde a questo articolo? Siamo disponibili a mettere la fiducia se ci sarà la necessità, non che ne abbiamo messe poche fino a questo momento, ma anche in questo. Io credo che è del tutto evidente che non ci si possa stupire se vengono fuori fenomeni di corruzione, perché diciamo sempre che abbiamo le statistiche sulla corruzione tra le più alte d'Europa, quindi quando vengono fuori elementi di corruzione io sono sinceramente dispiaciuto dal punto di vista umano, ma sono anche contento perché è evidente che se escono vicende di corruzione vuol dire che il contrasto sta funzionando, perché altrimenti abbiamo le statistiche che dicono siamo il paese più alto per corruzione e contemporaneamente non si becca mai nessuno. Però le dico, quindi non condivido naturalmente il giudizio sul fatto che l'Italia è fatta nella stragrande maggioranza da persone oneste e sparare nel mucchio naturalmente può essere utile
soltanto a nascondere le acque, vale per i politici. Non si può dire i politici rubano, si deve dire lui ruba. E lui che ruba paga e va a casa. E noi siamo, da questo punto di vista, il governo, non voglio dire che ha fatto di più, ma che ha l'ambizione di fare di più in questo settore. Voglio dirle anche una cosa su questo punto, perché ci tengo molto. Oggi noi, a nome del governo, il ministro Guardasigilli, il ministro di Grazia e Giustizia e il presidente del Consiglio, rivolgono un grande appello a che i processi si facciano e le sentenze arrivino il più velocemente possibile. Noi abbiamo detto agli avvocati difensori: scordatevi di giocare la carta prescrizione per allungare i tempi come carta difensiva, perché ve la allarghiamo la prescrizione e quindi non potete giocare questa carta. Ma contemporaneamente diciamo a tutte le donne e gli uomini che servono il paese nella veste di magistrati: è fondamentale che si arrivi a sentenza il prima possibile, perché altrimenti sulla corruzione c'è l'indignazione momentanea: oh guarda, ho visto, ho letto, ho sbriciato un'intercettazione, e poi però non c'è la chiarezza su chi è colpevole e chi no. E io su questo punto, da questo punto di vista, rivolgo un appello e penso di averle risposto. L'ultima? Se posso, Presidente, volevo aggiungere una cosa soltanto. Prego. Le inchieste dicono che c'è la corruzione, ma dicono anche un'altra cosa, che gli strumenti dal punto di vista della sanzione penale, delle possibilità di indagini, esistono. Io vorrei richiamare una cosa perché è passata molto in secondo piano. Il reato di autoriciclaggio che è stato introdotto, certo, essendo connesso alla gestione di soldi con proventi illeciti, ma essendo di solito spostato nel tempo dopo il momento in cui viene commesso il reato, modifica profondamente anche i termini di prescrizione delle cose su cui si indaga. Quindi gli strumenti di indagine e gli strumenti con i quali far emergere quell'elemento di corruzione non solo ci sono, ma noi abbiamo lavorato nel corso di questi mesi perché si potenziassero fortissimamente. Perfetto. Noi non condividiamo quel giudizio di chi dice che l'Italia è piena di corruzione. Ma siccome stiamo a lavorare facendo il governo, andiamo casa per casa con tutti gli strumenti a combattere. Ecco, si sappia che da questa parte del tavolo c'è gente che non si dà tregua finché ogni angolo d'Italia non venga in qualche modo analizzato, discusso, sviscerato a proposito di possibili fenomeni corruttivi. E questo che ha appena detto il Ministro a proposito dell'autoriciclaggio è un ulteriore elemento che va, credo, nella giusta direzione. Al volo, dai. Presidente, Ida Colucci del TG2. Volevo chiederle la giornata che adesso finisce con questo Consiglio dei Ministri è stata contrassegnata dallo sciopero generale. Che significato politico lei dà a questo sciopero? Questo vuoi rispondere a te. No, grande rispetto come sempre. Ci sono delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno manifestato un dissenso rispetto alle politiche del governo, che hanno pagato con una giornata di lavoro per questo, quindi da parte nostra c'è il massimo rispetto per la scelta di alcune sigle sindacali di organizzare e effettuare una giornata di sciopero oltre 50 cortei. Per quello che riguarda noi, diciamo per quello che riguarda me personalmente, non sono il tipo da farmi impressionare, quindi per me da domani mattina si lavora sempre fianco a fianco con i sindacati per ciò che riguarda le crisi aziendali, quante ne abbiamo risolte in questo periodo, anche grazie al lavoro dei sindacati, Electrolux, Alitalia, AST, AST Terni, Piombino, Gela, Trieste, vi devo fare l'elenco, ve l'ho fatto tante volte, probabilmente vi annoio. Piena disponibilità a lavorare con i sindacati su questo. Quanto alla valutazione sulle leggi, le leggi si fanno in Parlamento e confermo la mia opinione da sempre: noi non siamo un governo che cambia opinione perché c'è una piazza. Noi rispettiamo la piazza, ma il modo serio per rispettare la piazza è quello di lavorare, discutere, dialogare con tutti, rispettare tutti. Io ieri sono intervenuto perché pensavo che fosse giusto e sacrosanto che il diritto costituzionale allo sciopero potesse essere garantito, e siccome non si era precettato in passato, non si doveva precettare nemmeno stavolta. Io ho lavorato in questa direzione e credo
che sia un dato, un nostro dovere, non certo una nostra concessione, ma contemporaneamente se lei mi domanda qual è la mia valutazione su quello che accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, pronti al dialogo sempre, come lo siamo sempre stati, ma grande convinzione e determinazione. C'è un paese da cambiare e noi lo cambieremo e noi non ci facciamo impressionare, rispettiamo chi non la pensa come noi, ma a testa alta continuiamo ad andare nella direzione che pensiamo sia l'unica direzione per salvare l'Italia. L'ultima? Alfonso Palumbo, Prisma News, il semestre italiano di guida della UE. Che voto si darebbe? Martedì parliamo in consiglio su questo, in Parlamento su questo. Poi? Altro? Dai. Volevo solo capire bene dal Ministro Orlando se avete toccato solo la corruzione, diciamo, propria o per caso anche quella, diciamo, in atti giudiziari, per capirci. Non ho capito bene questo. No, quella ha già dei tetti edittali molto alti, solo quella per la corruzione, sì. C'era lei l'ultimo, veloce, 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 che poi c'è il TG2. Ci sono due, gli ultimi due, dai. Juncker ha detto che i soldi non ci sono. Juncker ha detto? Che i soldi non ci sono. Questa è roba da 16, non so dove l'ha detto, ma è roba da consiglio, da seduta parlamentare del 16. Ha parlato dell'autoriciclaggio, Presidente. Don Ciotti, parlando appunto di autoriciclaggio, ha detto un reato mortificato da troppi compromessi. Ecco, io le chiedo se questo disegno di legge non rischia... Non teme questo rischio di un compromesso al ribasso anche sulle materie che oggi, sulle norme che oggi presentate? Grazie. Ho una stima enorme di Don Luigi, non credo che l'autoriciclaggio sia un compromesso al ribasso, minimamente, e comunque noi l'abbiamo messo. Io poi parto dal presupposto che si può sempre fare meglio, ma c'è chi le cose le fa e chi le fa ha il dovere di andare avanti. L'autoriciclaggio non c'era, adesso c'è, è legge, cioè non è che è una discussione filosofica, un convegno del PD tra Renzi e Orlando, ma io metterei l'autoriciclaggio, c'è, è legge. Se fosse però... No, scusi, faccia finire, nel senso che questa è legge dello Stato, punto. Sul tema di questa legge, perché lei ha fatto la domanda su questa legge qua, io trovo che sia una norma molto, 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 molto giusta, perché... Alza la corruzione, le pene della corruzione consentendo di evitare l'uscita gratis di prigione patteggiamento. Due, interviene, l'ha spiegato molto bene Orlando, sull'aspetto patrimoniale, confisca e maltolto. Ridateci il malloppo e se non ce lo ridate ce lo prendiamo da soli. Vorrei essere chiaro, cari corrotti, non soltanto vi becchiamo, ma quando vi abbiamo beccato non vi consentiamo, non vi permettiamo di svignarsela con i soldi. Perché il meccanismo di oggi è che tu rubi, poi ti beccano, patteggi, quindi dici è vero ho rubato, esci di carcere perché hai patteggiato e ti tieni anche una parte significativa dei soldi che hai rubato. Questo è l'elemento che frustra e che fa arrabbiare la gente. Ma che fa arrabbiare la gente partendo dal Presidente del Consiglio, dal Ministro di Grazia e Giustizia. Questo giochino è finito, ancora no, sarà finito quando il Parlamento approverà questa legge. Possiamo parlare di compromesso? Se questo è un compromesso faccio compromessi tutta la vita. Per la prima volta in Italia il patteggiamento legato alla corruzione non consente di evitare il carcere e di non ridare i soldi. I soldi, avete due alternative, o ce li ridate o ce li riprendiamo. E credo che questo sia un argomento di seta da parte del governo e da parte delle forze politiche. Peraltro non c'è stato nessun tipo di bisogno di compromesso perché si era d'accordo tutti. Grazie mille, buon lavoro e buona serata a tutti. Arrivederci.